Allora, buongiorno a tutti, vigilia della gara Palermo-Pisa, il tecnico Alberto Aquilani a vostra disposizione, iniziamo con le domande, Andrea Chiavacci, il Tirreno. Faccio due domande, una e poi dopo l'altra. Ti chiedo, intanto buongiorno, ti chiedo, alla luce dei risultati in questo momento, qual è la cosa che ti preoccupa di più? L'atteggiamento della squadra, se parlato anche di poca, anche te l'hai sottolineato, no? Poca cattiveria agonistica, il gioco che anche sabato non è stato troppo produttivo, o il fatto che ora siamo anche in una classifica che, insomma, bisogna un po' guardarla secondo me. C'hai secondo te le possibilità, chiamiamolo materiale umano, per uscire da questa situazione non semplice? Allora, tu mi hai chiesto cosa mi preoccupa. Sicuramente mi preoccupa il fatto che i ragazzi abbassino di un centimetro a credere quello che io gli propongo. Quindi è un momento dove i risultati ci stanno penalizzando, dove tu hai parlato di cattiveria agonistica. Io in cattiveria agonistica intendo magari la fame di voler fare un gol in più, la fame di voler non concedere un gol in più, ma cattiveria agonistica non la interpreto come una squadra che non corre, come una squadra che non si sacrifica, come una squadra che non lotta. Questo l'ho sempre visto, una squadra che vedo tutti i giorni allenarsi e che mi dimostra che è dentro al 100% in tutte le situazioni. Hai parlato di una partita a Catanzaro dove abbiamo creato poco. Io credo che è stata fatta forse una delle migliori partite da questo punto di vista. Concretizzato è un altro discorso, fa parte poi il concretizzare magari di quella cattiveria che noi dobbiamo migliorare, però andare lì e fare quella partita e produrre così tanto è un segno che a me mi dà fiducia. E detto questo, parliamo di risultati, fermiamoci lì. I risultati non ci soddisfano, i risultati non ci piacciono. Cerchiamo di lavorare quotidianamente affinché tutto quello che proponiamo dà i risultati sperati da tutti, noi in primis. Ti chiedo un commento: ieri è stato messo uno striscione dai tifosi, insomma, si sente un po' di commento. Sì, no, lo striscione, il tifoso io lo capisco, lo comprendo, mi metto nei suoi panni e capisco che non è contento. Il calcio è uno sport dove questi momenti ci stanno, questi momenti fanno parte di questo sport. Quello che posso assicurare, quello che posso dire in maniera franca è che questa è una squadra che il sudore, che l'attitudine, che la grinta l'ha sempre messa. Io li vedo allenarsi tutti i giorni, è qualcosa che noi richiediamo come una causa principale di appunto di questo sport, e quindi garantisco il fatto che i giocatori stanno mettendo tutto da questo punto di vista. Il calcio poi non è fatto solo di questo, non è fatto, perché se bastasse solo questo sarebbe troppo facile. Le variabili che portano al risultato sono troppe, sono tante, e quindi purtroppo oggi paghiamo in maniera magari anche forte dei risultati che non ci convincono. Però il tifoso va compreso in questo momento, i ragazzi lo comprendono, i ragazzi lavorano tutti i giorni affinché noi diamo soddisfazione ai tifosi. Poi penso che questi tifosi siano i tifosi della curva, e quindi sono una parte fondamentale di questa piazza. Mi dispiace che si è creata questa situazione, mi dispiace che non sono venuti allo stadio, perché poi quando parli di Pisa e del calore di questa tifoseria ti riferisci soprattutto a loro, e quindi a coloro che sono venuti a Catanzaro, a coloro che probabilmente verranno domani a Palermo, e quindi questa situazione si risolve se noi riusciamo a fare dei risultati che li soddisfano, e quindi lavoriamo per questo. Prego, altre domande? Massimo Corsini.ra.
Mister, invece dal punto di vista fisico la squadra come sta? No, mi riferisco anche agli infortunati, abbiamo rivisto che Caracciolo è rientrato in gruppo, insomma ci sono criticità sotto questo aspetto oppure a parte Lungo De Genti stanno tutti bene? Sì, solo Barberis non ci sarà domani con noi perché anche lui ha un problema e non è a disposizione, il resto Caracciolo è a disposizione e quegli altri conoscete già tutte le situazioni che hanno. Allora, Lorenzo Vero e poi Andrea. Mister, volevo chiederle un commento sul prossimo avversario del Palermo. Lei ha speso grandi parole per il Catanzaro. Dove si ritiene il Palermo una squadra a livello Catanzaro, una competente per la Serie A? Insomma, sicuramente a inizio anno tutti avremmo messo il Catania come il Palermo, stavo dicendo Catanzaro, poi in Sicilia. Il Palermo nella seconda, come la squadra che si era rinforzata di più, come la squadra che aveva dato un'impronta importante per fare un campionato di vertice, quindi affrontiamo una squadra con un potenziale altissimo, in un momento magari anche per loro un po' difficile, però poi oggi possiamo dire quello che vogliamo, poi c'è una palla che deve rotolare nel campo e deve andare dove tu decidi, altrimenti il resto sono chiacchiere. Andrea, poi Michele. Ti chiedo, Caracciolo lo dovresti recuperare, se non hai capito, al 100%. Quindi ovviamente mancherà Canestrelli per squalifica, che è stato insomma il giocatore fin qui, a parte Nicolas, che non ha perso mai un minuto. Cosa può cambiare con questa assenza e con questo ritorno? E ti chiedo se c'è anche la possibilità, visto che Caracciolo, quando c'è stato Caracciolo, hai provato anche la difesa a 3, di rivedere la difesa a 3, se non subito, domani, ma anche magari nelle prossime partite. Sì, sì, sono tutte possibilità, sono giocatori che possono, sono arrivati oggi in un periodo dove riconoscono bene diverse cose, quindi rispetto all'inizio abbiamo molta più scelta da quel punto di vista. Caracciolo è un giocatore che ci è mancato tanto, è un giocatore molto importante per questa squadra e quindi siamo veramente contenti che sia tornato, perché ci dà quello spessore che magari in alcuni momenti ne abbiamo bisogno, esperienza, un giocatore affidabile e quindi sarà un giocatore sicuramente a disposizione per domani. La difesa 3 è un'opzione, ma l'abbiamo già visto che può succedere anche domani, può succedere durante la partita. Michele Bufalino. Tra le note positive, che ci sono qualche nota sicuramente c'è ovviamente positiva in questo momento, a me è parso che tu sia riuscito un po' a tirare fuori dalla squadra il meglio, soprattutto da giocatori che vogliono mettersi in luce, che magari hanno quella fame anche dovuta all'età, alla giovane età, ecco. Credi che questo sia un valore aggiunto nel tuo modo di lavorare? Pensi che magari a gennaio, se dovesse esserci qualche nuovo calciatore, potrebbe anche essere un calciatore con queste caratteristiche, quindi giovane, pronto, oppure che si può interfacciare col tuo metodo, oppure magari puoi andare a preferire o ti senti che devi migliorare qualcosa anche con il rapporto con chi mai non riesce a esprimere al 100% e dovrebbe invece fare mai da chioccia in questo momento? Ma guarda, io sulla prima parte ti posso rispondere, la prima parte della domanda, sulla seconda non è un argomento, non è una mia priorità adesso, e quindi quello che poi succederà a gennaio, quello che succederà sul mercato è tutto in fase di valutazione. È ovvio che io ho le idee chiare di cui la squadra ha bisogno, ma oggi parlare di quello che potrà essere, di quello che poteva essere stato quest'estate, di quello che è mancato, non è mancato, non vedo produttività, perché noi ci stiamo allenando in una situazione difficile, ci stiamo preparando, io ho il compito di preparare una squadra che domani affronta una partita molto complicata. E quindi vivo il presente, sono concentrato sulla partita di domani perché credo poi che questa è una squadra che nonostante qui si vede tutto nero ha dei risvolti che possiamo vedere positivi, come le ultime partite indicano dei dati che stanno in continua crescita, e quindi io credo poi che alla lunga, se i miglioramenti sono costanti, il risultato è una conseguenza. La frase "domani andiamo a Palermo e dobbiamo vincere"
mi sta bene perché la capisco, ma da parte mia ci deve essere un focus di far capire alla squadra che noi per fare risultato dobbiamo fare la prestazione, e per fare la prestazione bisogna essere bravi, bisogna essere attenti, bisogna capire il momento, bisogna dare qualcosa in più, perché probabilmente oggi non ti basta, perché probabilmente oggi il secondo gol di Catanzaro è un po' lo specchio che tu paghi troppo a volte anche per poco, ma questo ti dimostra anche che basta veramente poco poi per far male agli avversari. E quindi io credo che siamo a un punto, io vedo la squadra, ti ripeto, allenarsi tutti i giorni, la vedo, ho rivisto la partita, le partite che facciamo, vedo la squadra che è arrivata a un momento dove è molto più consapevole poi della richiesta che io gli do. Per far sì che poi questo porta i punti, secondo me basta poco e quel poco dobbiamo andarcelo a prendere. Però il focus, se ti voglio rispondere, è su adesso, è su domani, se domani, sui giovani sicuramente. Poi non so a chi ti riferisci, ma sicuramente qualche miglioramento di qualche calciatore c'è stato, qualche rispetto all'altro anno, qualche valorizzazione da questo punto di vista si sta vedendo, e è sicuramente un aspetto che a me fa piacere perché lavoriamo anche per questo. Saverio Pargani. Intanto buongiorno, due domande un po' antipatiche. La prima è, ovviamente, è una partita a spartiacque quella di domani, capisco che tutti sono a spartiacque in qualche misura, ma è anche vero che comunque siamo arrivati a un punto del campionato dove davvero ci siamo oppure rischiamo di faticare. E poi la seconda, se ti senti completamente al centro, conosci purtroppo le regole del gioco, se ti senti al centro del progetto oppure se ti senti in bilico, perché queste sono le regole del calcio, sì, come stanno, le stabilisco né io né te. La tua domanda è già stata una risposta, come ti posso dire, domani è una partita importante, perché veniamo da una sconfitta, soprattutto, venivamo da 4 risultati utili consecutivi e una sconfitta ci ha fatto tornare in questo mood, appunto, quindi è bastato poco per tornare in questo mood. Domani ci troviamo nella stessa situazione che abbiamo già vissuto e ti ripeto, non c'è una bacchetta magica, non c'è una risposta corretta rispetto a una sbagliata. Io quello che ti posso dire è che sono focalizzato al 100%, vedo una squadra che mi segue, vedo una squadra che crede in quello che propongo, vedo una società molto presente e che mi aiuta quotidianamente, più di questo non posso chiedere. Quindi so che sono un allenatore, l'allenatore è sotto gli occhi dei riflettori soprattutto riguardante i risultati non sono pienamente soddisfacenti per le ambizioni soprattutto del club, e quindi penso a fare il mio lavoro al meglio con la massima fiducia, soprattutto perché la fiducia me la trasmettono i calciatori, e per me questo è l'aspetto più importante. Sono altre domande, perché poi dobbiamo andare a chiudere, allora facciamo Michele, Giovanni e Andrea e chiudiamo. Se tu a un certo punto, cosa che non sta succedendo adesso, ma se a un certo punto tu dovessi non sentire la fiducia dei calciatori, cosa... Sarebbe un problema perché poi sono loro il traino del mio lavoro, ma ti posso assicurare che non c'è neanche, non vedo neanche lo spiraglio che questo possa succedere. Giovanni Manenti e chiudiamo poi con Andrea. Buongiorno. Volevo focalizzare un problema, diciamo, un problema che si sta un po' evidenziando in alcune circostanze di gioco, sto parlando. Il Pisa, quando ha il comando del gioco, ha il controllo della partita, e questo è evidente, pur avendo alcune carenze in fase offensiva, che questo è inutile rimarcarle. Però mi rendo conto anche, perlomeno la mia opinione, la mia sensazione, che troppe volte subiamo accelerazioni improvvise da parte degli avversari sulle quali rimaniamo un attimino scoperti, e viceversa purtroppo spesso subiamo reti. Questo potrebbe essere un particolare sul quale essere un po' più precisi, cioè magari quando ripartano gli altri pressare di più, fare fallo, fare qualcosa, insomma, tanto è Dio.
Ma guarda, hai detto una cosa giusta, però per far sì che tu hai questo controllo del gioco vuol dire che corri il rischio che quello che hai detto può succedere. Tu quando fai l'allenatore, o almeno io faccio l'allenatore, io provo a scegliere di come voler vincere la partita, ma ascoltami, sono consapevole di come la posso perdere? Io sono consapevole di come la voglio vincere e sono consapevole di come potrei anche perderla, ma lo scelgo io. Il contropiede, tu parli di Catanzaro? Sì, soprattutto Catanzaro, perché Catanzaro è stato emblematico. Due squadre che fanno più o meno la stessa cosa, che provano a fare la stessa cosa. Il Catanzaro ha giocato il 30%, è il dato del Catanzaro dell'occupazione del campo, vuol dire che è stato come da 1 a 100 il 30% è stato nella sua metà campo barra area di rigore, se vedi l'altezza poi delle due squadre. Quindi tu vuol dire che schiacci una squadra dentro la propria metà campo, porti tanti giocatori per cercare di fare gol, perché tu fai quello per cercare di fare gol, sai che hai il rischio che se trovi dei giocatori veloci e ti partono in contropiede, è quello che fanno quasi tutte le squadre italiane, ok? È un qualcosa che devi andare a cercare di, come si dice, di far sì che non succede. È ovvio che ci stanno le marcature preventive, è ovvio che ci vuole l'attenzione. Quando tu hai tanto la palla, la vera difficoltà del difensore è che probabilmente lui si ammorbidisce da questo punto di vista, perché ha il pallone, ha il controllo del gioco, sempre un po' sotto ritmo, chiamiamolo così, come il portiere che non prende mai tiri, ne prende uno perché non è abituato al tiro. E questo è lo stesso discorso: se il difensore non alza poi quell'attenzione, è uno step che devi fare, non alza quell'attenzione di sì io la palla ce l'ho, ma da un momento all'altro mi parte qualcuno e devo essere pronto a far sì che questo non succede, è una parte della metodologia di lavoro che noi stiamo attuando, ok? Quindi sì, d'accordo, bisogna stare più attenti, lo sappiamo, lavoriamo tanto su questo aspetto. Però se tu vuoi stare di là è un qualcosa a cui devi mettere in preventivo. Questo nostro atteggiamento dipende anche dal fatto che noi come organico, non avendo un attaccante da 25-30 gol, siamo portati ad attaccare con più giocatori e così facendo magari lasciamo un po' più spazio dietro, può essere anche una... Sì, può essere, però poi... Entriamo dentro a dinamiche che io poi non preferisco non entrare, perché non è giusto, non è il momento. Però mi hai fatto una domanda su questi contropiedi, noi siamo consapevoli che può succedere, stiamo lavorando affinché questo non succede. E poi ci sono anche gli avversari, perché il giocatore del Catanzaro comunque ha creato da solo e ha vinto da solo praticamente una partita che era molto equilibrata da questo punto di vista, anzi qualcosa in più noi, anzi molto più noi. L'ultimissima di Andrea, dobbiamo chiudere. La domanda era proprio in linea con quello, con l'osservazione che faceva Giovanni, proprio del discorso della sofferenza a fase difensiva sugli esterni, e soprattutto ti chiedo nelle ultime partite di Beruatto, visto che scrivo tutte le ultime Beruatto due... anche non c'è domani. Ah, mi chiedevi di Beruatto, anche Beruatto. Beruatto è infortunato. Cosa ha avuto, scusa? Già un problema alla caviglia, già se lo portava dietro da un po'. E hai guardato la caviglia e così ha giocato, sì. Questo problema. E Barberis avevi Barberis detto no, ha preso una botta al polpaccio nell'allenamento prima della partita e questa botta gli fa ancora male nel muscolo, quindi c'è un po' di edema, però è una botta. Sono i due che sì. Vabbè, comunque la domanda su quella cosa lì e penso che a questo punto sei un po' anche obbligato a giocare un po' come è finito a Catanzaro, potrebbe essere una soluzione. Sì, ma poi tu mi fai le domande di come posso giocare domani. La domanda era sulla può essere, cosa. Sì, sì, no, può la domanda, essere. La domanda era sulla sofferenza e sulla cosa di Beruatto. Siccome ti hai mai dato la notizia che Beruatto non sì. c'è, io di conseguenza ti dico: hai chiuso in quel modo lì? Forse. No, è una possibilità. No, ma poi c'è anche l'altro aspetto. Tu facendo questo vuoi essere un po' più propositivo, vuoi cercare di controllare la partita come dice lui. L'alternativa è che ti schianti tu come hanno fatto loro, ti schianti là dietro e speri che prendi 30 tiri in porta, 25 tiri in porta e speri che non fai gol, e speri che poi in contropiedi fai gol. È un altro modo, sicuramente. Non fa parte del mio credo.
ma sicuramente è un altro modo, forse giusto per tanti, forse sì, per me no, che io non voglio inculcare ai miei giocatori. I miei giocatori devono avere il coraggio di andare domani a Palermo e fare la partita. Poi Cosa? Vai in difficoltà in quella fase lì, soprattutto se lo faccio. Sì, no, non ho capito. No, dicevo, hai detto che succede spesso questa cosa delle fasce, anche uno dei dati che sì, no, la risposta a quello che mi diceva prima, che comunque sia tu avendo questa predisposizione a giocare tanto di là, poi questa partita può essere domani, non ci riesco, ma magari ci riusciamo anche domani, ma non, la cosa più difficile per me è fare quello. La cosa più facile per me magari è concretizzare. Ok, è più difficile arrivare lì, generare occasioni, cross, ripresa, rigenerare occasioni, cross. Quello è l'aspetto per me da allenatore più difficile da inculcare, e questo mi dà soddisfazione che stanno facendo con dei miglioramenti. È ovvio, la palla ti anda più veloce, è ovvio, bisogna essere più cattivi nel capire che quel giro palla serve per andare poi a trovare il giocatore tra le linee. Le cose a migliorare sono tante, altrimenti le partite le vinci tutte, sono tante, è ovvio, vanno messe sul piatto, eccetera. Però se voi poi andate a analizzare la partita, io domani voglio andare a Palermo e fare la partita, non voglio andare a Palermo e schiantarmi lì dietro, nonostante chi me lo dice che poi se tu mi dici no, se fai quello domani vinci, allora lo faccio al 100%, ma me lo devi garantire, altrimenti non ci credo, capito? È il mio modo di lavorare, è il mio modo di pensare come questo club, questa squadra possa avere dei miglioramenti. Qual è il metro di giudizio poi? Il risultato. Dobbiamo poi chiudere, Saverio. Deve partire la squadra. La serie insegna che a volte si vince. Lo so. Sì, lo so bene questo dato. Lo so, lo conosco bene, ma io credo che si possa fare. Credo che si possa fare, credo che manca, sta mancando poco, credo che andando a migliorare qualcosina per ovviamente vincere le partite, quindi fare gol e non prenderlo, credo che la squadra sta andando nella direzione giusta. Grazie a tutti. Ciao.